Tutto pronto per la terza edizione di Pesaro Challenge, l'evento che dall'1 al 3 settembre coinvolgerà tantissime realtà sportive del territorio, rendendo lo sport accessibile a tutti. L'idea di questa manifestazione è frutto del lavoro di Francesco Troiani, presidente di Escudo, e della professoressa Rachele Pacifico. Pesaro Challenge è la manifestazione sportiva della città di Pesaro, che è giunta alla sua terza edizione e quest'anno si svolgerà l'1, il 2 e il 3 di settembre, un bellissimo weekend ricca di tante novità. Innanzitutto le location, che sono cresciute proprio perché sono cresciute anche le partecipazioni delle società sportive e delle attività che abbiamo portato in rete in questo evento. È un evento che quest'anno aveva un obiettivo di essere in linea con Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e abbiamo anticipato la programmazione anche in altre zone, in altri comuni della provincia di Pesaro. Tant'è vero che iniziamo da Vallefoglia con l'appuntamento a Montecchio nell'area del Pala Dionigi il 9 di settembre, sabato 9 settembre, dalle 10 alle 22. 1, 2, 3 settembre Pesaro, novità tantissime, sport, il grande sport di VL e di VIS presenti, ma anche tante società sportive da grandi a piccole che dimostreranno nelle loro aree sportive tutto l'impegno, la passione e la professionalità che durante tutto l'anno li contraddistingue. Oltre che fare sport e stancarsi casomai con lo sport e provare tutte le dimostrazioni, tornei, gare, competizioni, Pesaro Challenge e Vallefoglia Challenge, ci saranno degli spettacoli la sera. Spettacoli venerdì, la sfilata dei cani, quindi se avete un cane potete sicuramente tranquillamente iscriverlo. Poi ci saranno anche altre attività per i cani e invece sabato sera ci avremo l'esibizione dei campioni nazionali di danza sportiva e domenica invece un midnight musical curati da Center Stage. Questi sono i tre momenti, mentre a Vallefoglia si replica l'esibizione dei campioni italiani di danza sportiva. La novità di quest'anno è la trasformazione di Pesaro Challenge in un evento diffuso, promuovendo così l'intero territorio provinciale. Per questo motivo, quindi, nasce il primo Vallefoglia Challenge. Siamo ben felici di fare questa iniziativa il 9 di settembre. Si svolgerà nell'area antestante al Pala Dionigi, è l'area sportiva più importante di Montecchio, in cui troviamo il palazzetto dello sport, in cui troviamo i campi da tennis, in cui troviamo lo stadio di calcio, lo Spadoni e anche l'altra palestra, il Palavitri. Quindi dalle 10 di mattina alle 10 della sera sarà una giornata intensa dove apriremo con dei saluti istituzionali ma anche con il corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordo di Vallefoglia e durante la giornata insomma si valorizzerà oltre le attività sportive diciamo un po' più frequentate come calcio, basket, sarà un momento di una vetrina anche per altri sport che meritano di essere conosciuti. Saranno tre giorni ricchi di entusiasmo, dove ci sarà una componente sportiva, una componente ambientale, sociale, educativa, quindi si passerà da convegni ad attività praticate, quindi ci sarà la possibilità per i bambini di mettersi in gioco, di provare discipline sportive nuove e di fare aggregazione. Questo io penso che è il valore più bello che i bambini possano portare a casa da questo evento.